Vivaldi, come molti compositori che lo seguirono, morì povero. Nel giugno del 1741 partì per Vienna per vendere alcuni concerti e realizzare un po' di denaro. Qui morì un mese più tardi e fu sepolto lo stesso giorno con una modesta cerimonia. La stessa sorte sarebbe aspettata a Mozart circa 50 anni più tardi. Si potrebbe facilmente giudicare la personalità del compositore considerando la sua attività di imprenditore di successo.
In realtà questa è una versione limitata e riduttiva. È soltanto attraverso la sua musica che si può comprendere appieno l'artista. La sua ricerca nello stile concertistico influenzò tutte le forme di composizione del XVIII secolo e rappresentò una tappa molto importante nell'evoluzione della sinfonia classica. Bach era consapevole della sua influenza come compositore, tanto che trascrisse 10 dei concerti per organo di Vivaldi. Indiscusso è il suo talento di orchestratore, come dimostra il suo capolavoro Le Quattro Stagioni, simbolo della sua preferenza per l'espressività della musica, per l'effetto armonico, per il cambiamento repentino dal tono maggiore a quello minore, come Schubert era solito fare. Per tutto questo, Vivaldi può essere considerato il precursore del romanticismo. Possiamo inoltre affermare con certezza che nel suo tentativo di dipingere quadri attraverso la sua musica, riuscì brillantemente a catturare lo spirito e l'immagine di quell'età dell'oro nella quale era cresciuto. La musica è un'arte costante e perpetua. Unitevi a noi allora per un altro viaggio nella mente e nell'arte di un grande maestro.